a tutti, sono Fernando Franceschi, anch'io volevo partecipare al 50° anniversario della Pallavolo Padova, visto che ho giocato per 8 stagioni, praticamente dagli anni 90 al 2000. Ero considerato un universale perché potevo ricoprire diversi ruoli, addirittura il secondo anno del Ciarro, Silvano Prandi mi fa giocare al Pala Trussardi di Milano contro la Mediolanum, è il primo set come centrale, il secondo set come banda, e il terzo e il quarto set come opposto. La stagione 90-91, primo anno del Ciarro Padova, è stagione indimenticabile, la gente si ricorda ancora perché i giocatori erano abbastanza carismatici e poi abbiamo raggiunto un quarto posto in campionato grazie a una vittoria a fine stagione contro Treviso in casa, che è stata famosa perché il nostro regista De Giorgi si fa una distorsione alla caviglia nel riscaldamento. E poi nel secondo set anche Paolo Merlo un'altra distorsione alla caviglia, quindi con due titolari fuori. Va bene che a Treviso gli mancava Gustafsson, ma lo stesso siamo riusciti a vincere questa partita e ci siamo qualificati praticamente per le coppe europee, Treviso è rimasto fuori. Stagione 91-92, secondo anno del Ciarro Padova. La vittoria più importante che mi ricordo è quella ottenuta a Ravenna contro il messaggero di Kira Lietimons, che praticamente avevano vinto il Scudetto Coppa Campioni, quindi andare a vincere là è stata una grandissima soddisfazione. Stagione 92-93, terza stagione del Ciarro Padova. Qua devo parlare di una cosa personale perché la prima giornata di campionato in casa giochiamo contro l'Acqua Ter Brescia. Passinato si trascinava una squalifica dalla stagione precedente, quindi gioco come opposto titolare, vinciamo la partita 3-2 e realizzo 24 punti più 27 cambi palla per un totale di 51 punti, ed è rimasto lo score più alto che io abbia mai fatto. Stagione 94-95, Ignis Padova. Questa sicuramente è stata la stagione più brutta, visto che siamo retrocessi, ma per fortuna alla fine una squadra si è ritirata e quindi siamo stati ripescati. Stagione 96-97, NMT a Padova. Di questa stagione non mi ricordo niente di particolare, tranne che, come vedete, ho giocato col numero 1 invece del numero del solito 11, che ce l'aveva Marco Martinelli, che era già stato petrarchino prima del mio arrivo. Stagione 97-98, Iuker Padova, allenata da Gigi Schiavon, e sicuramente questa è stata la stagione più divertente, dovuto al tipo di gioco che avevamo, basato da una buonissima ricezione. C'era Christo Stelmach, Damiano Pippi e io che facevo l'opposto che ricevevo, quindi c'erano i centrali che scacciavano dalla seconda linea, che erano Fei e Salvador. Praticamente questa ricezione ci permetteva di fare diverse combinazioni d'attacco, ed era quello che la faceva risultare divertente a questa squadra. Stagione 98-99, secondo anno Iuker Padova. Qua la vittoria più bella che mi ricordo è quella ottenuta al Palaverde di Treviso contro i futuri campioni d'Italia. La soddisfazione è stata doppia perché abbiamo battuto la squadra più forte e perché io nel mio percorso a Padova avevo già battuto Treviso in casa sempre, ma non in casa loro. Stagione 99-2000, Zeta Line Padova, quindi la mia ultima stagione. La partita più bella di questa annata è stata la partita vinta contro Roma a metà del girone di ritorno. E loro erano imbattuti e quindi è stata una bellissima soddisfazione riuscire a vincere contro quelli che dopo avrebbero vinto lo scudetto. Come vedete, ho tenuto tutte le magliette. Questo parla di per sé dell'attaccamento che ho con questa società. Per concludere direi che nel tempo Padova è riuscita sempre ad allestire una buona squadra e speriamo che il prossimo campionato riescano a seguire questa stessa linea. Niente, io vi abbraccio, grazie dell'ascolto e ci vediamo a Palazzetto. Un bacione a tutti.